Altro che full timer, van lifer, mamma mia. Lasciamo stare, va. E quanti camper hai avuto? 1, 2, 3, 4, 5, più la tenda e 3 roulotte. 5 camper e 3 roulotte. Li ho provati tutti. Quindi avete capito da dove arrivo, eh? Cioè, non è che mi sono inventato qualcosa, c'era già nel DNA qualcosina, eh? Ancora ce n'avrei voglia, è la moglie che gli ha passato la voglia, perché l'ho abituata ad andare nei residence e non si è più staccata da lì. C'era malato mio padre. Male, male. E allora a quel punto dobbiamo tutti stare a casa. Io desidero tanto tornare in camper, perché il campeggio è la cosa più bella che ci sia. Peccato che sono un po' cari. Adesso sì, sono tanto cari. Siamo fermati una volta in Toscana, come abbiamo fatto per metterci a sedere, ci avevano già le sedie pronte da gettare sotto. Che ansia. Allora con mia moglie ho detto, ai, aia, qui ci siamo. Aia. Mia moglie, ma dai, ma no, è mica vero, è mica vero. Dopo ha detto, sì, sai che c'hai ragione. E ti cominciano a far sentire il tappo, l'assaggio del vino, poi ti portano le portate, quelle piccoline, con una forchettata hai già praticamente finito il pasto. C'erano dei tedeschi, delle tedesche là sedute che hanno finito di mangiare, hanno fregato anche il pane, dopo tempo fa che non si poteva. Ma arrivi in campeggio, c'hai dei bambini piccoli, li molli e vanno, li metti in costume dalla mattina alla sera. Senza problemi, sei libero proprio, libero, libero. Poi è bello perché quando devi fare qualcosa lo fai all'aria. Qualsiasi cosa, qualsiasi cosa. Fai lì nell'ambiente all'aria, mentre che negli ambienti chiusi bisogna tenerlo finché non vai in camera. Vecchia scuola, eh. Altro che full timer, van lifer. Mamma mia. Lasciamo stare, va. Se vuoi ti presto il camper, eh. Ti do le chiavi, per fare un giro. Io lo prenderei volentieri, non viene più la moglie, tipo. Vai a trovare l'amante. Adesso ci sono, quelle che fanno le richieste. Cerco fotografa, che venga con me a girare il mondo. Non esiste età per sta roba qua, dai. No. Il compito di oggi è quello di chiudere la casa in montagna, mettere via i cuscini, tirare via i tappeti per l'umidità, mettere a lavare tutto. Il cambio papà non c'è, succede, capita, l'hanno tirato via, non l'hanno montato. Posso dire una cosa, che se uno monta su una di queste macchine qua, dopo non monta più sulle altre, sicuro. E a dirlo è un signore che ha qualche anno di guida alle spalle, qualche, quanti anni è che guidi papà? Sì, non è anche da dire. Ianta 65 anni. Sono finisce in Anta comunque, dai. È uno spettacolo. Bene. Posso allora muovermi le gambe, non vengono crampi. Sì, perché dobbiamo parlare di età, qua. È sicura al massimo, bella robusta. Quindi cosa vogliamo dire a tutti quei tuoi amici o quei conoscenti che hanno tutti la tua stessa età e che non vogliono avere le macchine elettriche? Cosa gli vogliamo dire a sta gente qua? Le macchine invece di lasciare i soldi ai più che si godono la macchina elettrica, che è meglio, non me ne impegno. Fate girare l'economia, dobbiamo scavalcare questa idea che si ha sulle macchine elettriche. No, ma è che è una macchina che anche uno che si indica non posso metterlo sul campo. No. Se uno è un disabile nella guida, mettiamo così, con questa macchina qua ha risolto tutti i problemi. Sì, perché ci penserei anche a guidare, far tutto sempre nel limite. Beh, ovvio, limite stradale, bisogna avere le mani sempre sul volante, però insomma. Non ti lasci avvicinare un tot alla macchina che rallenta da sola. E proprio dire, abbiamo fatto una prova oggi che sì, è di quelle prove busse. È un peccato che non abbia delle autonomie più alte. Quello sì. A regola ce n'è. Per fare quello che dobbiamo fare noi è perfetto. È quando si fa l'acquisto di una macchina elettrica si deve dire purtroppo che vanno ragionate anche gli utilizzi. La prova di stamattina mi dice che io posso andare a funghi ci vago e rimane l'autonomia per tornare a casa tranquillamente, anzi, ne avanza. Contando che tu adesso siamo al 37% e tra 14 km siamo a casa. Lo scatto c'è. Ah sì.
quello non c'è dubbio. Vuoi provarlo in sport? La vacca è troppo forte così. Ti faccio provare, tanto adesso siamo sicuri di arrivare a casa, quindi io sono già tranquillo adesso. Abbiamo provato col freddo, abbiamo provato con tutto il riscaldamento attaccato, ma anche le luci che si accendevano ogni tanto perché c'era un po' più buio. Sì, sì, a pieno regime, anche ricarica batterie cellulare, ricarica qui, ricarica là, quindi voglio dire, non siamo stati, non abbiamo tolto nulla, ecco, non abbiamo guidato in maniera economica. No, no, se uno si fa male che c'ha anche il gesso, può guidare questa macchina tranquillamente. Perché poi cosa ti è successo l'altro giorno? Raccontalo, quando l'hai provata la prima volta. Porca miseria. Era un crocicchio, ho visto che arrivava una macchina un po' veloce, mi è venuto l'istinto di spingere la frizione, bam! Un'inchiodata, un'inciuldeda, vacca boia, canna, frenatura, guarda. Fortuna che non è nessun treda, sennò... Perché l'abitudine è quella di usare il piede sinistro per la frizione, quindi si pesta anche in maniera violenta, perché la frizione è un po' dura notoriamente, e quindi qua che il pedale non c'è più, il piede sinistro ti viene da buttarlo giù. È l'unico pedale che c'è disponibile, il freno, quindi c'è solo da pregare che non ci sia qualcuno dietro che ti tamponi. Questo è. Allora papà, ti metti in modalità sport, facci il pestone violento, guarda come si è abbassata drasticamente l'autonomia. Da 80 che erano siamo passati a 60 subito, tram. Mettiamo in normale che è anche troppo veloce. Ferma, Dio! Ma uno che entra dentro lì, che è il Mona! Senti l'armore, non sentono il rumore. No, lei non è questione di sentire. Stavamo parlando di chi è andato per strada. No, lì. Era col cellulare quella. Era col cellulare. Però ci vuole sempre il fotovoltaico, eh? Ah sì. Allora. Per fare l'investimento di una macchina elettrica, se uno vuole davvero risparmiare e recuperare il denaro investito, deve per forza mettere un impianto fotovoltaico. Cioè, si spende sempre meno anche a caricare da casa, piuttosto che far gasolio, perché c'è da dire la verità. L'elettrico effettivamente caricato da casa può portare un vantaggio, ma se c'è il fotovoltaico è ancora meglio. Ancora meglio se c'è un accumulo. Giusto, però con le colonie di casa in 7-8 ore. Sì, con le wallbox in 7-8 ore riesci a fare tutto, insomma. Quindi decidi tu che potenza dargli, perché noi adesso le abbiamo anche addirittura limitate con 4 kW di ricarica per avere anche l'utile del sole anche per i servizi di casa. D'inverno no, d'inverno si fa un po' più fatica, però insomma quello che spendi in inverno poi lo risparmi d'estate, quindi pareggi i conti. Avevo già spinto la frizione. Si è sentito, infatti mi sono portato avanti con il corpo, ogni tanto parte la mano. E cerco il cambio. Sì. Adesso quando è ferma vedi non consumi niente. Quindi se sei fermo anche in colonna o roba del genere. Anche sull'autostrada. Anche sull'autostrada. Io pensavo che ci fosse un consumo. No, no. Ma è proprio fermo, si ferma tutto. Si ferma tutto. Ma me l'ha data anche là. Allora adesso cosa faccio? Freni? Stacca lì. Dai, stacca. Basta, frena a mano, si blocca da solo. A posto. È rimasto a guardare, certo. Anche a staccare la cintura però. Te smonti, Sai come bisognerebbe questa macchina? Zac, cinturi. Sì, come... in America. Ciao. Ce la fai? Sì. Ok. No, si viene giù bene. E l'altro. Beh ragazzi, l'esperimento è riuscito. È molto contento mio papà. Un po' restio. Pensava che fosse più complicato, no, nella gestione. Sta tornando. Si è scordato qualcosa. Cosa si è scordato? Ah, la mascherina. Vabbè. È un automatismo molto intuitivo. La macchina dà i messaggi, ti avvisa quando è ora di non fare troppo lo scemo, perché sono comunque tecnologie queste che sono nuove per chi ha più di 70 e passa anni, quindi gente che è abituata ad aver sempre guidato macchine, camper, furgoni con cambi, frizione, macchine magari anche molto dure, da boscaiolo intendiamoci. Vedendo anche altri canali YouTube, quello che mi fa ridere è che comunque chi prova queste macchine ha più o meno un'età abbastanza giovanile, no? Quindi parliamo di gente che arriva massimo 55-60 anni. Però non si è mai data in mano una macchina di questo tipo a
un papà o un nonno, per vedere anche le reazioni, perché alla fine vedere questi signori che comunque sono abituati a un concetto di vettura completamente diverso, ok, e completamente analogico, quindi sentire, toccare, vedere, qua la macchina fa tutto lei. E quindi ecco perché mi è piaciuta l'idea di farvi vedere come si comporta un signore rispetto a una macchina completamente autonoma e elettronica. Perché siamo arrivati a scegliere la Mokka? Siamo arrivati a scegliere la Mokka perché, a differenza di tutte le altre macchine, aveva l'altezza da terra. Siamo andati a vedere anche la Hyundai Kona, siamo andati a vedere anche altre crossover, ok? Ma erano tutte basse e mio papà aveva bisogno di andare nei boschi e quindi fare anche degli sterrati dove qualche pietra e qualche buca purtroppo la incontri. Siamo andati su Mokka perché Mokka aveva molta luce dal terreno e devo dire che abbiamo fatto veramente un ottimo acquisto, sono molto contento, e nel prossimo video farò una recensione completa di questo mezzo che al momento si sta dimostrando veramente veramente valido e interessante in tutti i suoi particolari. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al mio canale e ricordatevi di cliccare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E adesso io e il mio papà torneremo a casa con il nostro bel 40% di batteria e saremo sicuramente soddisfatti nel raccontarlo anche a mia madre, perché lei era quella che aveva più dubbi in assoluto di questa storia. Vi saluto e ci vedremo molto presto. Ciao! You